Linee scivolate, silhouette seducenti, tessuti morbidi, impalpabili, leggeri e spacchi audaci. Le collezioni 2022 di Maison Signore sono un vero e proprio tripudio di bellezza e di femminilità. Un viaggio attraverso l'universo donna di cui oggi ho il piacere di parlare con il CEO di Maison Signore, Gino Signore. Buongiorno e grazie. Ma grazie a te di questa bellissima presentazione. È tutta vera, perché ieri abbiamo visto sfilare questi abiti qui a Milano ed è stato un successo, sono abiti bellissimi che insomma superano ogni anno le aspettative, ecco, che sono sempre già alte. Grazie mille. Ma dico, meno male che c'è stata questa opportunità di questa fiera, la Milano Bridal Week, che ci dà la possibilità di rincontrarci finalmente e dare la possibilità di far vedere le nostre creazioni, che ci mettiamo sempre tantissimo amore e passione, come ben sai. Sì, è un grande lavoro di stile, anche perché sono collezioni rivolte, come dicevo prima, un po' a tutto l'universo femminile, cioè voi cercate di raccontare le diverse sfumature di donna. Ah certo, io ho un team di stilisti all'interno che ognuno di loro ovviamente ha un suo carattere, un suo stile, per cercare di rispondere alle esigenze di tutte le sposine con i vari gusti, no? Mm-hmm. Ecco, a proposito di questo, sono diversi appunto collezioni e brand che fanno parte dell'universo Maison Signore. Qual è in generale il mood, l'ispirazione di quest'anno? Ma guarda, noi abbiamo quest'anno delle collezioni molto particolari, a partire da Giovanna Sbiroli, che è una collezione, un brand che abbiamo acquisito qualche anno fa, che è una collezione estremamente elegante, raffinata, sviluppata solo con tessuti nobili. Poi c'è la Victoria F, una collezione dove lì, ecco, mia moglie si impegna sempre tantissimo a cercare di fare degli abbinamenti, accostamenti con dei pizzi pregiati in quel caso, intarsi di pizzo, insomma si diverte con un po' questi pizzi antichi, dei brodeaux scientifiques francese. Poi abbiamo l'Excellence, che è la nostra linea top di gamma per una sposa che si sente un po' diva, no? Uh-huh. La sposa diva che ama mettersi in mostra con del luccichio, quindi cristalli, pietre preziose e quant'altro. Poi c'è la Sofia, che è un'altra linea che abbiamo acquisito 3 anni fa, un altro brand, e lo stiamo rilanciando alla grande con questa collezione, anche per una donna un po' che vuole osare, vuole mettersi in mostra con delle scollature mai volgari, però molto molto belle, molto femminili. Ecco, a proposito di questa femminilità, torna in un elemento che quest'anno c'è in diversi abiti, lo spacco. Devo dire sì. Bello ed elegante comunque. Lo spacco sì, avendo anche l'opportunità di metterci una foderina sotto, quindi ci sono dei momenti dove la sposa, magari ecco, fanno la cerimonia in chiesa e non vogliono coprirsi un po' di più. Dopodiché magari o al taglio della torta o fanno un ricevimento in riva al mare, perché no, si può usare un po' di più, no? Sì, assolutamente. E allora, tu stesso hai annunciato, appunto, raccontato di diverse linee, di diversi brand, perché c'è un percorso che la tua azienda, che tu come CEO dell'azienda stai portando avanti, che vede anche il rilevamento di brand appunto storici del Made in Italy, proprio perché il Made in Italy è fondamentale e fondante dei vostri valori aziendali. Sì, diciamo che questo valore me l'ha trasmesso un po' i miei genitori, la mia mamma soprattutto, dove nasce come sarta moltissimi anni fa. E quindi io, che sono nato tra tessuti, merletti, pizzi in sartoria, è un amore che ce l'ho cucito addosso, e quindi perché no, ho rilevato più aziende, perché tengo molto a Made in Italy. Noi lavoriamo solo con un concetto di produzione, stile del Made in Italy, quindi perché no, stiamo cercando di andare avanti. L'ultima acquisizione che abbiamo fatto, che è un'azienda storica che ha fatto sempre un prodotto bellissimo di qualità, che è la creazione Elena, che abbiamo rilevato pochissimo tempo fa. A proposito di questi progetti, insomma, un po' il futuro vi vede sempre più proiettati, solidificare la vostra immagine in Italia, che è già fortissima. Com'è forte all'estero, e quindi magari ampliare ancora di più i confini di distribuzione, perché Maison Signore è rivenduto in diversi paesi del mondo e con grande successo? Certo, assolutamente sì, noi guardiamo ovviamente con attenzione l'Italia, ma non trascuriamo assolutamente il mondo, quindi abbiamo una visione globale, ci teniamo molto al nostro Made in Italy e far vedere le nostre creature a livello internazionale. E da questo punto di vista ti dirò di più, nel lockdown non ci siamo mai fermati, cioè pur di portare in giro per il mondo i nostri abiti, ci siamo inventati questi mini dress, che ne prendo uno e li facciamo vedere, e li abbiamo fatti viaggiare per il mondo
perché è una cosa più semplice, più comoda e possono viaggiare, quindi non ci siamo fermati nemmeno nel lockdown. Sì, io ti faccio una domanda quindi, a proposito di questi, perché sono sicura che le ragazze lo vogliono sapere, ma sono aperti al pubblico, si possono ordinare magari, non so, quindi perché sono tutti pezzi unici fatti su misura, insomma capisco esatto, che... è la stessa procedura di fare un abito da sposa reale, normale, quindi c'è un cartamodello, c'è un disegno, è elaborato, cioè, sì, è un'opera sì, d'arte. È un'opera d'arte, è un'opera d'arte. Sono bellissime, sì, diciamo per chi lo desidera, perché no? È possibile. Sia la sposa che ha questo vestito originale che indosserà e lo può avere in miniatura. Fantastico. Oppure chi dice guarda mi piacciono così tanto che lo metto come soprammobile a casa. Esatto. No. E io confesso di essere fra queste. Fortunata. Sì. Gino, grazie mille sempre per il tuo tempo, è stato bellissimo ritrovarci e chiacchierare di quello che è un mondo meraviglioso quale è Maison Signore. È stato un piacere, è sempre un piacere Paola, grazie a voi di Sposi Magazine e alla spero prossima. Di vederci presto. Prestissimo.